sui mercati, il mercato europeo ha consumato e assorbito più prodotto rispetto all'anno scorso, il mercato italiano è rimasto assolutamente stabile, mentre i mercati extraeuropei soffrono un po' questi fenomeni di dazi, da un lato, e dall'altro di una competitività forte dei nostri amici spagnoli che hanno dei costi di trasporto decisamente più bassi dei nostri. Questo dovuto alle infrastrutture disponibili di cui godono e alla vicinanza di parlo soprattutto dei porti. Paesi, diciamo così, extraeuropei, se parliamo soprattutto di paesi arabi, paesi del Golfo, eccetera, sono oggi un po' penalizzati da certi atteggiamenti, diciamo, protezionistici, nel senso che in diverse occasioni non pongono delle barriere tariffarie, ma pongono delle barriere comunque non tariffarie che riguardano analisi, controlli, certificazioni, certificazioni su certificazioni. Stiamo ormai vivendo un sacco di certificazioni, una diversa dall'altra, senza che ci sia realmente una ragione tecnica dietro di questa risposta, è fieramente un atteggiamento politico abbastanza marcato. Abbiamo poi una concorrenza, parliamo soprattutto di Stati Uniti, ma anche in Europa, certi paesi stanno utilizzando dei prodotti diciamo nuovi, parliamo del famoso LVT, che viene chiamato come nome molto altisonante, luxury style, io sottolineo il vinil perché la tinta è plastica e quindi è un prodotto qui con la tendenza moderna del plastic free ha veramente poco a che fare, però si sta sviluppando. Abbiamo paesi come la Germania dove per esempio l'uso della ceramica arriva al massimo al 23-24%, tutto il resto per coprire i pavimenti è fatto da materiali di tipo diverso. Le ragioni? Velocità di cambio sicuramente, non proprietà degli immobili, perché sapete che mentre in Italia per l'82-83% siamo proprietari delle case dove viviamo, i tedeschi sono a livello del 40% o più. Questo fa sì che chi è l'investitore dell'immobile ha poi bisogno di velocità nei cambi, di cambiare spesso le cose e non si cura di un discorso di salubrità che viene connesso con pavimento che sia ignifugo, ma ignifugo veramente, cioè non ignifugo perché è stato messo un prodotto dentro la plastica e si dice ignifugo, non è vero, è ignifugo. Quando si ottengono queste cose, l'ignifugo arriva fino a una certa temperatura, poi superata quella temperatura il prodotto non funziona più e il materiale prende fuoco all'improvviso. Vi ricordo il palazzo a Londra che era tutto fatto di materiale ignifugo, però c'è tutto bruciato ed è bruciato con dei danni orrorosi. Se quel palazzo era rivestito di lastre di ceramica, vi posso assicurare che quel problema non succedeva, sarebbe andato in tutt'altro modo. Noi stiamo impegnandoci moltissimo sulla nostra campagna di comunicazione che abbiamo fatto,
per cercare di spiegare all'utente finale come, che cos'è la ceramica, perché la gente lo sta piano piano dimenticando. La ceramica è quel materiale che viene usato per costruire i sanitari, che viene usato per i piatti dove mangiamo tutti i giorni. Quindi dove cerchiamo il massimo dell'igiene c'è ceramica. Una volta si facevano anche tutte le parti di fognature, ma ancora oggi dove c'è bisogno di una fognatura fatta che abbia dei crismi chimici e di resistenze chimiche particolari, sono ancora fatti ceramica. Io credo che negli anni a venire maggiore, perché è quanto di più ecologico possa esistere, se prendiamo delle argille, dei trespatti, che sono degli alluminio inossidati alla fine, li cuociamo in un tempo veloce, perché poi l'esposizione al fuoco dura 15-20 minuti e dopo il prodotto ha una vita di 250 anni. Questo si dice che è un prodotto energivoro, io dico che è energivoro poco, perché quale altro materiale ha un rapporto costo-vita di questo tipo, parlando sempre di livello di sostenibilità. Noi abbiamo, per aiutare la comprensione di questi concetti, abbiamo 16 videoclip lanciate su tutti i paesi europei, tradotti in 8-9 lingue, e con una visibilità che è arrivata a dei target di 12 milioni di volte che sono stati visti, il che vuol dire che questi sono quelli che sono stati visti per intero, perché i flash sono stati molto di più, stiamo parlando di più di 200 milioni di flash che sono arrivati all'utente. Questo contiamo che sia utile a incrementare la conoscenza del pubblico di che cosa è la ceramica. Continueremo su questa strada, continueremo, non ci arrendiamo. Stiamo partendo con una campagna di questo tipo anche negli Stati Uniti. Queste campagne le abbiamo condivise con i costi, stiamo parlando di costi importanti, con i nostri distributori, tedeschi, i nostri distributori anche americani, adesso stanno partecipando, e i nostri colleghi produttori, sono con noi i produttori spagnoli, sono con noi i produttori americani, per la parte americana. Questo nell'intento di intanto far capire che cosa può offrire la ceramica, di attività per sostenere il nostro settore, ne abbiamo fatte altre, prima fra tutte la formazione. A ottobre è partito il primo master, questo mi dà particolarmente piacere, perché vedo molto questa cosa, vedo molto del lavoro che si fa sui giovani. Partito con 16 ragazzi laureati magistrali di altissimo livello che stanno svolgendo il loro percorso, che durerà una decina di mesi, fra aziende e Università di Bologna e Modena Reggio. Questo vi ho già in altre occasioni spiegato che sono ragazzi che vengono da settori pluridisciplinari, nell'intento di formare dei dirigenti del futuro, non sono solamente in area tecnica, sono ragazzi che vengono anche da economia e commercio, che vengono anche da legge, alcuni, perché tendiamo a formare quello che sarà il corpo dirigente del domani. Il 7 dicembre a
Fiorano è stato firmato l'accordo territoriale volontario, sottolineo volontario, per il contenimento delle emissioni nel distretto dei 10 comuni che stanno a cavallo tra le province di Modena e Reggio. Si tratta di un'iniziativa nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Il settore dimostra che è capace di produrre in maniera intensa in un distretto pur rispettando totalmente l'ambiente. Questo è uno sforzo che va fatto e mi viene da dire andrebbe anche difeso e sostenuto sui mercati, perché poi ci troviamo a competere con aziende che vengono da altri paesi che a queste cose non ci pensano minimamente. Parliamo di turchi, parliamo di indiani, cinesi ormai siamo un po' confinati almeno per quanto riguarda l'Europa, stiamo confinando anche sugli Stati Uniti. Questo grazie all'accordo che siamo riusciti a mettere insieme con spagnoli e americani, oggi diciamo che i produttori cinesi avranno in futuro delle grossissime difficoltà di esportare negli Stati Uniti, perché si sono comportati in maniera decisamente scorretta. Il paese ha finanziato le esportazioni verso gli Stati Uniti con dei premi sull'esportazione, in più hanno venduto prodotti negli Stati Uniti a prezzi molto più bassi di quanto vendono in Cina. Questa è una forma di concorrenza sleale. Lo fanno perché poi hanno delle regole e delle situazioni sociali.